l'anzianità. Però se è arrivata una vittoria per 10-1 ovviamente conta il dato relativo del risultato, tu hai trovato il primo gol, immagino però sia anche una bella soddisfazione per te. Sì, per me è bene, né? Iniziare il primo amichevole della stagione, hai fatto un gol, ma secondo me la cosa più importante è la volontà, che abbiamo arrivato qua mercoledì e mi sembra che abbiamo fatto un grande allenamento, perché conta più cose di solo tecnica, gol, ma parte fisica, tecnica, mentale, e credo io che abbiamo fatto un grande giorno. A che punto è il tuo inserimento sia nel calcio italiano che nel Sassuolo? Perché hai vissuto la prima stagione, sei stato titolare soprattutto poi nella parte finale, giocando anche secondo me molto bene, poi invece quest'anno come arrivi, come ti prepari questa nuova annata? Secondo me meglio dell'anno scorso, questo sicuramente, e io devo trovare tutte le, come posso dire, le forme fisica, tecnica per aiutare Sassuolo quello che posso, ma se mi sembra che sicuro che quest'anno molto meglio dell'anno scorso per me. Dionisi gioca sia col 4-2-3-1 che col 4-3-3, no? Quest'oggi è iniziato col 4-3-3, tu ti trovi meglio a giocare a 2 o a 3? Per me è indifferente, mi piace giocare a play, a mezzala, trequartista, quello che vuoi mister, e io devo mi allenare bene, stai bene, per quello che bisogna da me, devo fare, che posso fare meglio in campo. A proposito del mister, come ti stai trovando proprio all'interno del gioco di mister Dionisi? Sì, il mister mi parla per io fare più inserimento, perché lui parla che mi piace giocare come Maxime, giocare corto, che devo entrare in area di rigore, e fare calcio, fare gol, e è questo che io devo trovare questi anni. Tutti i giorni lavorare per questo, perché possiamo fare, lui mi dà fiducia per fare questo e voglio trovare questo. Dal punto di vista dei gol, ti sei posto degli obiettivi per il prossimo anno? Sì, sicuro, perché l'anno scorso non ho fatto nessun gol, ma non è quello che è più importante per me. Io, prima per me è giocare per la squadra, per vincere, se ho fatto gol va bene, se non ho fatto va bene uguale, ma questi anni devo fare almeno uno, due, tre gol. E invece per la squadra, quali sono gli obiettivi stagionali secondo te? Lavoro tecnico, lavoro fisico, mentale, giocare per la squadra, senza pensare solo a me, e questo è quello che io penso. Okay.